Celeppo, frate, sono pericoloso. Il suo Quando sono lontano, cantato sul palco del Teatro Ariston di Sanremo, ha impressionato il pubblico italiano. La sua energia coinvolgente e le sue mille rime hanno fatto letteralmente impazzire i fan che si sono dati appuntamento al centro commerciale Bari Blu di Trigiano questo pomeriggio. Lui è Clemente Maccaro. Per tutti, semplicemente Clementino. Miracolo ultimo round, sono 20 tracce, e ci sono 7 inediti, il pezzo di Sanremo Quando sono lontano, c'è la cover Don Raffaè del grande Fabrizio D'André, un featuring d'eccezione, il grande Giuliano Palma, e in più abbiamo preso dei pezzi che sono un pochino il meglio di Miracolo 1 e 2, uno su tutti, quello di Pino Daniele, Da che parte stai, e poi ci sono un po' di rapper, Fabri Fibra, Gue Pequeño, Salmo, Rocco Hunt, Mamma Maria Sebunda Bash, quindi diciamo che sono contento perché finalmente chiudiamo con questa trilogia del miracolo. Quando sei lontano spesso vieni a Bari, è una città che ti è particolarmente cara, giusto? Sì, tantissimo, perché vabbè, diciamo che ho lasciato buona parte del mio cuore a Bari, ero fidanzato qui, quindi vivevo a Poggiofranco io, quindi e niente, no, si sta molto bene qui, e tra parentesi ragazzi, si mangia in un modo incredibile qui a Bari, quindi sicuramente quando sono lontano penso al crudo di Bari, questo è sicuro. Quanto ti sei divertito a Sanremo, tanto, poco? Allora, il primo giorno mi sono emozionato tanto, infatti pensavo, era un ghiacciolo, ecco, dicevo chissà se piace o non piace. Poi la mattina dopo mi sono svegliato e controllando su internet ho visto che si era avvertita questa emozione e che piaceva molto il testo della mia canzone. Poi il secondo giorno ho fatto la cover Don Raffaè, che sembra sia piaciuta tantissimo, e dal terzo giorno in poi mi sono sciolto e ho iniziato a divertirmi, perché mi sono proprio divertito, c'erano radio, TV, è stata una bella esperienza. Non sono che voglio ne pari fino agli apici, quasi un figo, e sono che ti invito, arrivo con l'infradito fino a foro, c'è di invito, c'è il ranciù, e sono che ti stona, io non voglio che ne venga a fare a pevara a Verona. Ultimo round di Miracolo, poi cosa bolle nella pentola di Clementino? Ma guarda, io sicuramente ho bisogno di una vacanza, perché ho fatto Miracolo e abbiamo iniziato con gli store di Miracolo, abbiamo iniziato con i concerti, poi è partito il libro La profezia di Clementino, quindi store del libro, e poi abbiamo fatto Miracolo ultimo round, e quindi adesso ci saranno anche i concerti estivi. Penso che a settembre mi chiudo da qualche parte, speriamo non devo andare allo psicologo. No, a parte gli scherzi, ho bisogno di una vacanza, ma giusto per mettere insieme altre idee, perché io riesco a scrivere bene quando sono lontano da casa, perché riesco ad accumulare belle idee, tant'è vero che il pezzo con Pino Daniele io l'ho scritto in Birmania, durante Pechino Express, sono stato lì in Birmania, in Myanmar, precisamente a Yangon, e guardavo questi ragazzi che non avevano asfalto a terra, non avevano le scarpe, addirittura palleggiavano con un pallone fatto di vimini, facevano 80 palleggi col tacco, una roba mai vista. Io dicevo, guarda, questi non c'hanno niente e sono felicissimi, e ho voluto dedicare una canzone a tutte le persone, insomma, che vivono in povertà, in miseria, e tutto questo anche per colpa della guerra. Ho chiamato il grande Pino Daniele, Pino ha detto, ma Clementi, mi piace assai questa canzone, e abbiamo tirato fuori questa canzone che si chiama Da che parte stai. Quando faccio rapo, frato, sono pericoloso. Cosa, frato, cosa. E quando mi ascolto lontano, ricordo qualche anno fa, quando una mezzana via, la luce da sta città.